L'avventura del nuovo Monza targato Berlusconi, Galliani e Cristian Brocchi parte su Sport Italia fra pochissimo, l'inizio del match contro la Juventus Primavera. Parte Lepore, il tiro a giro sul secondo palo, colpo di testa che arriva, il pallone all'angolino e passa così in vantaggio il Monza con la rete che viene messa a segno da un difensore, Marconi, il gol di Marconi. Per Chirico tra le linee, è partito Lepore, eccolo qui servito, Lepore prova a sfondare, cross in mezzo, sotto misura, arriva la rete di Dani Mota Carvaglio dopo la grande avanzata di Lepore che sfonda a destra, il resto lo fa tutto il giocatore portoghese nato in Lussemburgo. È 2-0 Monza, che ancora ha un cantiere aperto il Monza, anche se poi ha iniziato rispetto a molte altre, perché già da tempo aveva ormai la Serie B in tasca. Dani Mota di tacco, Lepore, la conclusione centrale, ancora Lepore in due tempi e poi è vincente il secondo tentativo con il favore restituito da Dani Mota. È 3-0 la firma anche di Franco Lepore. La Juventus si posiziona lì nelle prime posizioni, ma c'è ancora molto da poter lavorare per i bianconeri anche per il prossimo anno. All'indietro Mulazzi direttamente su Conny De Winter, poi attenzione perché si crea un flipper clamoroso e il pallone con un gollonzo finisce in rete con il tocco che c'è stato lì sotto misura. Pressione portata da Finotto, pressione solitaria sul portiere, Garofani non riesce a... C'è calcio di rigore intanto per la Juve. C'è calcio di rigore per la Juve dopo l'inserimento di Petrelli dentro l'area di rigore. Parte Petrelli contro Sommariva, parte col destro sotto la pancia del portiere e accorcia così le distanze la Juventus. La firma è di Elia Petrelli. Pallone in mezzo, ancora con la possibilità per Brighenti che cerca di andare in mezzo a due, in mezzo a tre, poi Finotto all'angolo, grande giocata sull'asse Brighenti-Finotto, il gol dell'ex Spal che trova l'angolino giusto, è 5-1 Monza. Ancora in profondità Rigoni, a largo Iocolano, può andare da Franco che va al traversone in mezzo e il pallone che pian pianino lentamente finisce in rete, ancora con la firma di Brighenti. Sempre presente lì Brighenti, due gol un po' sporchi per lui, però c'è sempre. E finisce qui, finisce con il 6-1 per il Monza.